Ciao ragazze e ragazzi, eccoci finalmente per una nuovissima puntata della vostra rubrica preferita di tutto il mio canale. Si tratta appunto di Tubissima, tutto il gossip spicciolo di YouTube. Sono qui in diretta alle ore 14:30, momento in cui sto girando questo video, ed è appena uscita su Facebook e su Instagram una notizia sconvolgente che appunto ha sconvolto tutta YouTube Italia. Ebbene sì, la notizia in questione è: la Sindina e Michael Righini aspettano una bambina. Ed è una cosa assurdissima che appunto io non potevo non dedicarci quasi interamente una nuova puntata di Tubissima, dato che comunque state continuando. Ve la faccio vedere qua tutte le peggio notifiche, a scrivermelo anche voi sulla mia pagina Facebook, che vi lascio il link qua sotto nell'info box, così vi potete iscrivere. Allora, cos'è successo? Solo qualche settimana fa, in uno dei miei ultimi Tubissima, io diedi in anteprima la notizia che la Sindina e Michael Righini molto probabilmente si erano lasciati, perché appunto non pubblicavano più foto insieme, non pubblicavano più stati amorosi, non facevano più video insieme, e addirittura io so che tramite una mia talpa mi erano arrivati anche addirittura dei messaggi in cui appunto attestavano la loro rottura. E invece oggi arriva così dal nulla questa notizia dalla pagina di Facebook della Sindina, che dice che praticamente è da tantissimo che non si fanno più vedere pubblicamente, ma appunto era per questa cosa, e adesso hanno voluto rendere partecipe tutti i loro fans di questa bellissima sorpresa prima loro, prima che appunto gli venga bruciata da qualcun altro questa notizia. Aspettano una bellissima bambina, quest'estate nascerà la nostra piccola Vicky. E sono tutti davvero commossi di gioia e con l'amore nel cuore, non vedono l'ora di crescere insieme la loro figlia, alla quale dedicheranno tutto e di più per renderla felice e amata ogni giorno della sua preziosissima vita. Cindy e Michael. Oh mio Dio, ragazzi, mi sento, non lo so, tipo una bimba minchia quando, non lo so, seppe che magari uno degli One Direction gay stava con l'altro. Insomma, è una cosa bellissima, mi piace moltissimo, e quindi questo ci fa capire che la Sindina e Michael Righini in realtà stanno ancora insieme, o forse si sono rimessi insieme quando hanno scoperto questa cosa. Io gli auguro tutto il bene, tutta la felicità del mondo, perché è una cosa bellissima e finalmente, io direi finalmente, una YouTuber realmente aspetta un figlio, perché l'ultima puntata di Tubissima appunto parlava delle persone, delle guru del make-up che ogni tanto mettevano come titolo fuorviante nei loro video: aspetto un figlio, sono incinta, bambini e pannolini. E non fanno mai una cosa del genere. Finalmente ce n'è una che è coerente con se stessa. Non ha fatto nessun video fino adesso con scritto sono incinta, ma lo è davvero, quindi è una cosa bellissima. Voglio sapere ovviamente voi come l'avete presa questa notizia, cioè se ve lo aspettavate o se anche voi siete rimasti sconvolti come me in questo momento. Io ero a guardare Simpsons e vedo sul mio Facebook questa cosa. Non potevo non farci un video, ragazzi, quindi commentate qua sotto. A proposito di Love Story, voglio anche menzionare mia petta mia, perché ho visto sul suo Instagram, sono andato a rivederla e non so dove è andato a finire, però l'altra sera ho visto finalmente il ragazzo nuovo di mia petta mia. Maiala, che buono, ragazzi, nel senso, andatelo a vedere, perché è un bonazzo che porta via, è uno gnocco, un manzo di prima scelta, un manzo di prima qualità. Brava, mi appetta, ti faccio proprio un applauso perché buono, lui sì che è buono, Madonna com'è buono. Nel profilo Instagram di mia petta non c'è lui, però io l'ho scoperto perché mia petta stessa mise un mi piace su Instagram sul profilo del suo ragazzo, insomma, e da lì l'ho scoperto. Ovviamente non mi sono segnato il nome, ovviamente non riesco più a trovarlo, però voi sono sicuro che ormai sapete scoprire tutto. È veramente buono, ragazze. Buono è dir poco. Buono, buono, buono.
Cambiamo adesso argomento perché andiamo a parlare un po' di polemiche. Nell'ultimo video Kiss and Makeup 01, cioè Nicole, risponde alle domande dei suoi fan e risponde anche ad una polemica che gli viene fatta e gli viene detto appunto che non va bene che lei mostri tutta la sua ricchezza e tutte le sue cose di Chanel costose perché i ragazzini poi la possono prendere male. Che polemica di merda è, nel senso, lei ovviamente risponde non ci vedo nulla di male nel far vedere queste cose, anche perché, nel senso, io sono la prima che va a vedere video su YouTube di persone che fanno vedere, per esempio, la loro nuova Birkin, che è la borsa di Hermès che costa più al mondo, e non è che io le vado a offendere, dico, oh mio Dio, sono gelosa di te, fai schifo, perché te hai quella borsa e non posso permetterla, anzi, vado a guardare quei video perché proprio mi piace andare a vedere delle cose che magari non mi posso permettere, io gli do ragione perché obiettivamente ognuno mostra quello che vuole, soprattutto se poi gli viene chiesto di mostrare queste sue cose dai suoi fan, insomma. E è una cosa stupida, quindi non ci perderei neanche tanto tempo su questo fatto. Uno degli ultimi scoop tratta di magico trucco che finalmente approda in televisione. Andrà a fare un programma di make-up, ovviamente, sulla 5. Le topastre cattive, pagina nota, pagina Facebook di Perculo, ovviamente ringrazia il papino di magico trucco perché dicono che è grazie a lui che lei è riuscita in questa cosa e grazie anche all'azienda che ha creato di queste youtubers e tutto questo polverone di cui ne parleremo magari in un altro video se volete. Fatto sta che aspetterò con intrepida attesa questa nuova produzione di alta classe televisiva di Magico Trucco. E se guarderò se sarà un programma uguale a quello di Clio Makeup o si inventeranno qualcosa di diverso. E poi giù con le critiche, mi raccomando. Ultimo gossip, anche se è un po' anziano ormai con l'età, riguarda qualche settimana fa. Ultimo gossip, anche se ormai vecchiotto, ma non potevo farlo prima, riguarda Clio Makeup, che è stata chiamata cicciona in un noto programma radiofonico da un noto giornalista radiofonico, non so se si dica così, e su Radio 2, che è una radio molto seguita. Allora, praticamente stavano parlando dello spoglio dei voti del nuovo Presidente della Repubblica e tra i vari voti, tra Magalli, Barbara D'Urso, Valeria Marini, c'è stata anche Clio Makeup e il giornalista ha detto «Ah, ma Clio Makeup è la cicciona che fa i video su internet?» No, sei un idiota, insomma. È una cosa proprio brutta dire questa cosa qui, soprattutto se sei comunque un giornalista di un certo livello, soprattutto se stai parlando in una radio di un certo livello che è seguita anche da un certo numero di persone, non puoi permetterti di dire una cosa del genere. Ovviamente Clio Makeup l'ha saputo subito, l'ha sputtanato in 3 secondi sulla sua pagina Facebook e ricordo che è seguita da oltre 2 milioni di persone. In tutta risposta al giornalista in questione la blocca su Twitter, proprio per dire le alte cariche dello Stato italiano sono proprio, cioè, le persone più influenti del nostro paese sono molto intelligenti, devo dire. E poi c'è anche da dirla tutta, non è che lui sia questo gran pezzo di figo che si può permettere di offendere gli altri. Però va bene, fatto sta che dopo aver bloccato Clio su Twitter, il giornalista è stato invaso da ovviamente mille polemiche e quindi si è costretto, lo hanno costretto sicuramente, a chiedere scusa sempre nel suo programma radiofonico. Insomma ragazzi e ragazze, la nuova puntata di Tubissima termina qui, questi sono i nuovi gossip di questa settimana di YouTube Italia, questa rubrica è nata, è cresciuta e sta continuando a vivere solo grazie a voi perché le vostre segnalazioni sulla mia pagina Facebook sono sempre tantissime, continuate così che mi piacete, commentate qua sotto e ditemi cosa ne pensate di tutti questi gossip e soprattutto della nuova figlia di la Sindina, che è stato lo scoop proprio, oh mio Dio, una cosa del genere. Iscrivetevi al mio canale, mettete mi piace a questo video, commentatelo, condividetelo con chi volete, fateci quello che vi pare, insomma ormai lo sapete. Noi ci vediamo al prossimo video! Ciao! Ah! Ah!
Che dolore! Affanculo!